Potenziare l'unità operativa complessa di chirurgia generale a indirizzo senologico dell'ospedale Bernabeo di Ortona con nuove assunzioni e nuove tecnologie. Questa è la richiesta alla regione dei consiglieri regionali di centrosinistra che hanno presentato anche questa mattina a tal proposito una risoluzione urgente all'assessorato alla sanità. Vogliamo un impegno della giunta regionale per fare in modo che si accorcino i tempi su tante promesse che sono state fatte e non sono state mantenute. A cominciare dal chirurgo plastico, arrivato nel 2018, andato via nel 2021, lo avevamo previsto in una specifica interpellanza di marzo che sarebbe andato via, effettivamente è andato via. Adesso c'è una convenzione che va in scadenza però il 31 di maggio con l'azienda ospedaliera universitaria di Siena. Un bravo chirurgo plastico per le operazioni complesse che invece dovrebbe rimanere per cercare di formare anche tanti altri. E poi la strumentazione, avevamo 3 ecografi ad Ortona, ne abbiamo uno datato, vecchiotto, donato da un'associazione del 2013 e questo costringe naturalmente i medici a fare soltanto quelle ecografie preoperatorie, cioè quelle che sono veramente prioritarie. Ma manca il personale. Abbiamo 6 anestesisti e ne dovrebbero essere 13, il che significa diminuire il numero delle sedute operatorie, ma anche diminuire la curva di apprendimento di queste metodologie anestesiologiche che sarebbero molto interessanti e molto importanti per tantissime donne del nostro Abruzzo. Manca una caposala, manca il personale amministrativo. La medicina integrata dalla capacità, diciamo da quella motoria all'agopuntura, alle sedute nutrizionistiche, sono sospese da marzo. Speriamo che ce la fanno per giugno a ripartire. Insomma, tantissime situazioni che meritano una grande attenzione, ma soprattutto una volta per tutte l'impegno da parte della giunta regionale.